Altra sconfitta per il Bellare, questa volta quantomeno più onorevoli del Duca, spreca tantissimo i riconoscibili numeri dietro la maglia ufficiale indossata a Bellaria. Ospiti subito avanti, girata dentro di rigore dopo di mordenti commerciali che blocca in due tempi prima che il direttore di gara ravvisi un'irregolarità. Ancora mordenti ha dentro l'area piccola, sfera di vantaggio, Merciari in questo caso ci mette una pezza. Del Duca che si fa vedere con Dimitriu che stoppa la sfera, va la battuta, pallone fuori di un nulla. Meno preciso Petriccelli dalla distanza e colpisce malamente. Ancora del Duca con questo traversone dalla sinistra girata al centro dell'area di rigore dopo di Dimitriu, ma Merciari blocca senza problemi. Il pressing ospite continua a mettere a dura prova i riflessi di Merciari che tuttavia tira giù la serranda con la porta che rimane inviolata. Altri due semplici parate su due conclusioni dalla distanza per l'estremo di casa. Ci prova anche il Bellaria con la punizione di pari che termina al lato. La ripresa non cambia, del Duca vicino al gol già dalle prime battute, qui Merciari rischia la capitolazione prima che si veda infilare dal colpo di testa l'avvicinato di Forti per 1-0 ospite. Del Duca che continua a sprecare, mettendo prima al lato poi arrivando alla conclusione centrale ad opera di Petriccelli. Dal corner Roberto Fabbri non inquadra il bersaglio prima che dalla distanza Eric Fabbri chiude i giochi trovando il gol della domenica, sta affilata per l'appunto alla distanza a mezza altezza sulla quale nulla può Merciari. Ancora Fabbri protagonista, stoppa il pallone al volo, prova a piazzare la sfera che sfiora il montante. All'ultimo secondo Cristofori fa da sponda per la corrente Bravaccini che di testa infila per la terza volta Merciari per il 3-0 finale.